Ciao a tutti. Giornata complicata oggi. Nipotina 3, un anno e mezzo, con fortissimo raffreddore, piange, non dorme, non mangia, insomma le solite cose dei bimbi. Quindi è un momento di pausa questo, perché poi dopo devo ritornare a guardarla perché il nipotino 1, che in realtà è il grande, non il piccolo, ha la recita di Natale a scuola, e quindi sarebbe bene che mamma e papà riuscissero ad esserci tutti e due. Va bene, dopo questa parentesi personale vi presento il libro che vi avevo promesso. È questo, La casa delle sorelle, di Charlotte Link. Charlotte Link è una scrittrice di thriller tedesca, molto conosciuta in realtà, dai suoi romanzi sono stati tratti anche molti film. Perché mi presento questo al posto di quello di Nesser che vi avevo anticipato? Perché è un tipico thriller natalizio, nel senso che tutto avviene attorno al Natale. C'è una giovane coppia in crisi di successo, però in crisi ma di successo, soprattutto lei, che, e questo crea attriti, sono entrambi avvocati, che decidono di lasciare la Germania per le vacanze di Natale e andare nello Yorkshire, in Inghilterra, a trascorrere il Natale in Inghilterra. Perché questo? Perché appunto sono in crisi e sperano di, restando un po' da soli, a contatto con la natura, in un posto tranquillo, di prendere le distanze dalla loro vita molto impegnata e complicata e ricucire in qualche modo il loro rapporto. Ovviamente accade di tutto. Intanto arriva la peggior tempesta di neve dell'ultimo secolo, quindi restano proprio isolati in questa casa in mezzo al nulla. È lontano anche dal negozio, dal paesino, quindi per due giorni restano al freddo, isolati, perché salta la luce. In più, questa casa racchiude un mistero che è legato alla proprietaria, alle due sorelle del titolo, che sono le proprietarie della casa, entrambe oramai decedute. La casa è finita per eredità a quella che era la badastata per anni, l'amica, la dama di compagnia, la badante dell'ultima delle due sorelle, e però attorno a delle vicende passate. Infatti in tutto il libro ci sono dei continui flashback, perché si passa dai primi anni del Novecento a oggi. Insomma, tra queste due sorelle è successo qualcosa. E c'è un pericolo anche per la coppia che è lì e che sta scoprendo piano piano cosa è avvenuto alle due sorelle, mentre la signora, che è l'attuale proprietaria della casa, per affittare la casa durante le vacanze di Natale è partita e è andata da sua sorella. Quindi apparentemente è tutto molto tranquillo, tutto molto vattato, c'è la neve, c'è questa coppia che tenta di ricostruire il loro rapporto, poi vedrete se ci riesce o se non ci riesce, e soprattutto piano piano emerge la storia di queste due sorelle, che è una storia che nasconde chiaramente un mistero e un delitto. È scritto molto 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 bene, prende dalla prima pagina all'ultima, ed è veramente un giallo perfetto da leggere in un clima più natalizio di questo, visto che, come dire, qua fa caldo, non so da voi, ma qua addirittura oggi è spuntata una margherita, il che è veramente incredibile. Quando una settimana fa faceva tanto freddo e nevicava, adesso c'è la margherita. E questo è appunto uno dei grandi temi dell'attualità.
Vi abbraccio tutti, vi faccio gli auguri di Natale, vi invito a scrivervi, iscrivetevi per favore, iscrivetevi, fate l'iscrizione qui sotto. Ci rivedremo. Volevo fare un video tra Natale e Capodanno, ma a questo punto dubito fortemente di riuscirci, quindi vi do l'appuntamento. Non più al venerdì, sposto ancora una volta, spero sia l'ultima e spero che mi perdoniate, ma sarà il giovedì alle 18, eh? Giovedì 4 gennaio, quindi passato Capodanno. Vi auguro buone feste e ogni bene e ogni felicità. Un abbraccio e leggete buoni libri. Poi parleremo anche, ma più avanti, della serie di Gamache, se qualcuno l'ha vista insieme a me. Perché ci sono delle cose molto carine, altre decisamente meno. Buone feste a tutti.